ascoltato Esther di Napoli, anche lei l'anima di Allegamente, ma soprattutto, come chi ha già letto il libro sa, anche l'anima di questo libro. Qual è il personaggio che più ti ha stupito, cioè che non avresti mai creduto che Giacomo osasse fino a tal punto? Ma devo dire che in realtà l'insieme di tutti i personaggi, io pensavo che Giacomo non sarebbe arrivato a tanto nell'insieme di tutti questi personaggi, che sono così tanti, che alla fine l'editore ha proprio chiesto a Giacomo di fare il punto dei personaggi. Infatti in fondo al libro c'è tutto l'elenco di tutti i personaggi con segno zodiacale, stato personale, eccetera. E ecco, però proprio perché aveva fatto un patto con i personaggi e con se stesso, appunto ha rispettato questa promessa che si è fatto sin dall'inizio e non è mai tornato indietro, non ha mai cambiato niente, se non virgole e cose così. Però ecco, e poi la cosa bella secondo me, e che Giacomo continua a stupirmi e non finisce mai, è anche proprio il modo in cui è avvenuto. I ringraziamenti qui del libro riflettono questa struttura che c'è dietro questo libro, di cui Giacomo è l'autore, però c'è di tutto, da Daniele in Argentina, Alejandro Coccoli con Sarita, il fratello Stefano che è qui con anche Flavia, Anna Flara per esempio, Stefano ha fatto i disegni bellissimi. Anna Flara, che è una dei personaggi, porta il nome delle tre nipotine nostre, che sono Anna, Chiara e Flavia. Quindi ho fatto una crasi di tutti i nomi, insomma tutti i nomi, tutti i personaggi, le immagini, eccetera, sono un insieme di tutte le persone che gravitano intorno a Giacomo e a cui lui vuole tanto bene. Quindi è proprio il bello di questo libro, è proprio questo insieme di spritz che rappresenta, insomma.